ragazzi, oggi voglio presentarvi Master Dynamic BV50, cuffie prestigiosissime, Made in New York. Parliamo di cuffie forgiate a mano in alluminio e ricoperte di prestigiosissima pelle, driver da 40 mm ricoperte al berillio. Quindi cuffie di altissima qualità sonora, di ottima indossabilità e di un'estetica e di un pregio e di un lusso davvero impareggiabili. Io sinceramente le ho amate dal primo momento che le ho viste. Parliamo invece dei driver al berillio. Quando Yamaha, una storia molto vecchia, perché dal 1977, quando Yamaha lanciò il suo leggendario modello di art diffusore stereo NS1000, ma la qualità si sente tutta, e al di là della qualità questa confezione, queste cuffie meritano davvero un unboxing ravvicinato, in modo che voi possiate vedere la fattura dei materiali, che giustifica comunque un prezzo davvero esorbitante, perché siamo sotto i 500 euro per un paio di cuffie che davvero, secondo il mio punto di vista, possono essere leggendari. Ora vedremo un piccolo unboxing ravvicinato delle nostre Master Dynamic MV50. Ho provveduto ovviamente a tirare dall'interno della scatola l'altra scatola di colore nero, eccola qua, perché queste cuffie meritano una recensione, o meglio un unboxing direttamente ravvicinato, perché voglio farvi vedere di cosa stiamo parlando. Ecco qua le nostre cuffie, totalmente lavorate con lega di alluminio e pelle pregiata. Eccola qua, vedete, regolazioni che sono comunque molto ampie. Le cuffie si adattano in modo eccellente alle orecchie. Nella parte sottostante vediamo i cuscinetti molto molto morbidi, e anche il sistema di traspirazione, diciamo, del suono, di trapasso del suono, è particolarmente studiato direttamente dagli ingegneri del suono di Master Dynamic. Allora voglio farvi vedere anche direttamente da vicino. Vedete, questo è tutto materiale metallico, tutto lega di alluminio ricoperto di pelle. Troviamo l'ingresso per il cavetto, ovviamente, se vogliamo collegarle col filo, ma vedete, questi due sono i microfoni dotati anche di sistema antirumore, sistema di accensione, LED per Bluetooth e accensione. Lateralmente troviamo il tasto play pausa, tasto multifunzione avanti e dietro al volume più e meno. Ci sono tutte le regolazioni anche per diciamo, l'utilizzo come auricolare telefonico senza mani. Ma abbiamo parlato subito immediatamente della struttura, ma andiamo ad aprire questa piccola scatolina. All'interno troviamo, eccolo qua, il cavo oltre 1,20 m, eccolo qua, per collegare direttamente le nostre cuffie via cavo ai nostri smartphone oppure a dei device più, diciamo, più pregiati. Abbiamo il sistema di ricarica, in questo caso vedete già si sono adattati anche al sistema USB-C, direttamente si collega in questo modo qua. Le cuffie vanno caricate, cuffie che durano davvero davvero tantissimo, ma stiamo parlando di un marchio comunque estremamente importante. In questo caso ci stiamo soffermando un attimo a fare il nostro unboxing. Ecco qua, quick start, un biglietto di ringraziamento, e qui abbiamo con estrema cura quelli che sono i manuali di istruzione. Ve li faccio vedere, eccoli qua. Ho paura anche a rovinarli, perché veramente queste cuffie costano tantissimo, sono veramente fantastiche, ho avuto modo di ascoltarle, ma sono eccezionali, veramente eccezionali, sopra la media. All'interno troviamo, eccolo qua, vedete, un sacchetto per conservare le nostre cuffie. All'interno, vi faccio vedere, ci sono delle tasche per conservare i cavetti, molto molto morbidi all'interno, fatto veramente molto molto bene. Le cuffie, voglio ricordare, che si ruotano direttamente, vedete, e quindi le possiamo tranquillamente trasportare. Per ora questo è l'unboxing ravvicinato, guardatele molto bene perché veramente sono qualcosa di raro. Ragazzi, abbiamo visto il nostro unboxing un po' ravvicinato, abbiamo visto la fattura dei materiali. Io sinceramente avrei chilometri e chilometri di pagine da scrivere per queste cuffie, perché ci sarebbe da dire veramente tantissimo per delle cuffie che secondo me sono costruite in modo magistrale, suonano veramente in modo eccellente. All'inizio mi sembrava il volume un pochettino basso, però poi mi sono reso conto che il sistema di trasmissione Bluetooth a PTX alta definizione funziona benissimo, funzionano a distanza molto lunga, la batteria agli ioni di litio senza effetto memoria dura veramente tantissimo, si ricarica in un battibaleno, i comandi sono molto comodi da utilizzare, si sentono sotto le dita, si sente il freddo del metallo, si sente
L'odore della pelle è una cosa che non si può raccontare in una recensione, bisogna acquistarle, scusate se lo dico, bisogna tenerle in mano, rendersi conto. L'unica cosa che forse potevano leggermente migliorare sono un pochettino i cuscinetti che sono forse un po' troppo morbidi e ci danno la sensazione di vicinanza al metallo, ma vi dico e vi assicuro, credetemi, che non sono scomode perché le ho ascoltate veramente per tantissime e tantissime ore. Driver da 40 mm, non vi spaventate, suonano veramente in modo perfetto. Io ho definito il suono di queste cuffie precise come un cecchino. Cecchino, perfette. Ho trovato tutto perfetto. Guarda, mi veniva veramente da piangere, le emozioni scorrevano. Musica classica, musica rock. Queste cuffie non sono equalizzate perché hanno preferito ingegneri del suono di Master Dynamic. Hanno preferito di lasciare intatta la qualità, le hanno regolate con dei brani musicali già preimpostati in modo che potessero suonare benissimo dal jazz al rock alla musica classica. Io l'utilizzo anche con il cavo, ma con il Bluetooth, devo dire la verità, non hanno perso assolutamente un colpo. Ho ascoltato tracce anche su YouTube ad alta definizione, sono 3D, sono ritardato, veramente, veramente, credetemi. Si devono ascoltare, si devono ascoltare assolutamente. Di cuffie ne ho recensite tante, ma queste qua, secondo me, sono veramente delle grandi cuffie. Devo dire la verità, l'indossabilità è perfetta, sono molto slim. Ovviamente l'isolamento sonoro non è totale perché sono cuffie esterne, quindi non come le MD 60 che invece coprono completamente le orecchie, ma questi hanno dei driver molto efficaci, hanno un peso di soli 240 grammi, devo dire la verità, hanno ridotto all'osso tutto, sono semplicemente perfette. Impedenza, hanno utilizzato un'impedenza standard da 32 ohms che ci consentono di poter funzionare bene anche con gli smartphone, funzionano veramente molto molto bene. Ci sarà sicuramente una recensione scritta dove parlerò in modo preciso della questione del, diciamo, la qualità dei driver. La qualità dei driver del berillio, l'utilizzo, la velocità di risposta con la velocità del suono, che comunque farò una recensione scritta molto approfondita e cercherò un pochettino di spiegarvi perché anche io per recensire queste cuffie ho dovuto studiare perché ho dovuto studiare e capire bene quelle che sono le tecnologie racchiuse in queste semplici cuffie da 240 grammi. Accessori a corredo, semplice cavo di ricarica, cavetto per cuffia che ci consente di poterlo utilizzare anche in luoghi dove non possiamo utilizzare il Bluetooth. Bluetooth 4.1, ma non vi spaventate perché è perfetto. Perfetto. Vi spostate da un piano all'altro della casa, dell'ufficio, dell'azienda, non perdete il segnale. Io sono rimasto completamente innamorato di queste cuffie. Quindi, ragazzi, se avete domande, potete scrivermi direttamente sulla piattaforma Amazon dove troviamo queste cuffie. Spedizione direttamente gratuita per gli abbonati Prime. Ma vi dico la verità: il prezzo è veramente corposo. Non sono cuffie per tutti, ma sono cuffie che una volta che le avete in mano, vedete, vi sentirete un pochettino a New York, a girare per la metropolitana con queste cuffie, veramente spettacolari. Tanti campioni dell'NBA, tante personalità della cultura le stanno acquistando perché sono una sorta di opera d'arte. Si vede, si sente, si tocca. Quindi, se avete domande, come vi dicevo, scrivetemi direttamente su Amazon. Se avete domande più articolate che pretendono una risposta più precisa, più articolata, più corposa, potete contattarmi alla mia mail gianluca.attanasio@live.it. Ragazzi, io con Master Dynamics ho finito, non vorrei finire, ma ho finito perché dalla mia faccia forse si vede di come sto parlando di queste cuffie. Non vedo l'ora di staccare e metterle di nuovo in testa e continuare ad ascoltare la musica con queste Master Dynamics. Voglio ricordare una cosa molto importante, ragazzi, come vi avevo detto, nella parte sottostante ci sono due microfoni. L'ascolto col cellulare per utilizzare anche a mani libere per le telefonate è spettacolare. Dall'altro lato, chi ascolta la telefonata la sente in modo molto preciso, molto preciso. Si parificano in un secondo, come vi ho fatto vedere prima direttamente nell'unboxing, semplici da utilizzare, cosa dire? Precise come un cecchino. Ciao ragazzi!